Brembo presenta Mai un avvio di stagione è stato così discusso e turbolento come quello della Ferrari 2023. Da un lato abbiamo i problemi di deterioramento eccessivo delle coperture che si sono verificati in Bahrain, devono essere rapidamente risolti per non rischiare di compromettere l'intera stagione, ma di questo ne parleremo successivamente nella seconda parte della puntata con le nostre analisi tecniche. Ma è molto importante, di estrema attualità, le dimissioni di David Sanchez, il tecnico aerodinamico della Ferrari da 10 anni a Maranello, ha rassegnato le dimissioni lasciando scoperta la Ferrari, la SF23, dal punto di vista del programma di sviluppo aerodinamico. E questo vuol dire che a partire da giugno probabilmente questa monoposto potrebbe rallentare il suo percorso di evoluzione e sviluppo, perché rimane nella testa del suo progettista, quindi di David Sanchez. C'è un altro aspetto molto importante. Oggi la Ferrari vanta un numero praticamente doppio, 1050 ore, di galleria del vento rispetto alla Red Bull. Bene, questo vantaggio potrebbe essere quasi completamente vanificato a partire da metà stagione, proprio perché manca l'input. Chi conosce la monoposto, la SF23, per quanto riguarda il suo sviluppo tecnico. Bene, di questi aspetti, soprattutto aerodinamico, partiamo con le nostre analisi su CronoGP. David Sanchez si dimette. Il responsabile del settore aerodinamica lascia la Ferrari dopo 10 anni. È suo il concept effetto suolo della F175 che si è evoluto quest'anno nella nuova SF23, che ora rimane orfana di chi ne conosce il percorso di sviluppo e soprattutto il programma degli sviluppi. Le ripercussioni potrebbero essere pesanti, a partire da metà stagione, quando i nuovi pacchetti aerodinamici, senza la supervisione operativa di Sanchez, potrebbero risultare meno efficaci. La SF23 è concepita come sviluppo aerodinamico estremo della F175. La nuova conformazione del muso e l'eliminazione dei tiranti sterzo dalla sospensione aumentano la portata d'aria nel fondo. I cassoni di aspirazione ricevono un flusso più pulito ed arricchito da una maggiore portata d'aria, attivando sui canali venturi un campo di depressione più potente. I vortici al lato vettura sono stati energizzati per schermare al meglio tutta la lunghezza del fondo vettura, che per regolamento è più alto di 15 mm. Il retrotreno è stato ridisegnato conservando l'idea originale, ma le forme più strette migliorano lo scorrimento dei flussi in uscita dal diffusore. Ridistribuito il moto d'aria calda a bassa densità sopra le pance. Sono due le aree di estrazione del calore che hanno il compito di uniformare lo scorrimento dell'aria e pulire le turbolenze sull'alettone. La prima sfida di Vasseur è rimpiazzare David Sanchez, che ha la mappa della SF23, conosce le aree sensibili e sa dove intervenire nel suo percorso di sviluppo. La sua sostituzione ad inizio stagione è davvero molto complessa, perché si deve intervenire su una monoposto che deve migliorare, il che vuol dire intervenire in modo radicale sull'impianto aerodinamico per correggere i problemi, trovare carico e far crescere le prestazioni. Furbato Fellow sono sulla bocca di tutti nel paddock, perché hanno dato vita al progetto più rivoluzionario della Formula 1 stagione 2023. La AMR23 è una monoposto che ha pance completamente nuove come concept, che attivano una nuova configurazione di flussi verso il retrotreno per aumentare il carico e soprattutto per potenziare quello che è l'effetto suolo. Sono due tecnici che hanno lavorato in stretta sinergia, hanno creato un modello, una monoposto
posto di assoluta rottura, e a questo punto lo stesso Toto Wolff, in crisi tecnica con una Mercedes W14, sta portando come esempio i due tecnici, il progetto Aston Martin, all'interno di Brackley, perché probabilmente si sta già pensando seriamente ad un piano B, a una vettura diversa, e a questo punto l'Aston Martin, che fino a ieri era il team satellite che attingeva tecnologia da Mercedes, potrebbe essere il team esempio di riferimento per una nuova configurazione, per una nuova W14 con pance probabilmente molto simili a quelle della MR23. Aston Martin, con la nuova coppia Fallows Furbatto, apre una nuova strada, portando avanti concetti propri, nuove idee e soluzioni aerodinamiche innovative. In fase di progettazione non ci siamo posti limiti. Abbiamo osato, introducendo un nuovo e più estremo concetto aerodinamico delle pance. Indubbiamente la creatività caratterizza l'Aston Martin AMR23. Le pance prevedono un innovativo canale centrale. I flussi, convogliati nella parte più bassa, raggiunto il retrotreno, alimentano con più energia i profili inferiori dell'alettone, aumentando il carico. Radiatori, aspirazione e scarichi ridisegnati supportano il passaggio a questo innovativo concept aerodinamico, che apre una nuova strada nella ricerca in Formula 1. Il muso è stato progettato per mantenere i flussi in uscita più bassi e meglio alimentare le pance scavate. È stato ricercato ed ottenuto un potente effetto outwash, che prende l'aria dai profili e la spinge verso l'esterno. Viene generato un vortice ad alta energia che scherma il fondo e migliora l'effetto suolo. Questo consente di ottenere un flusso lineare con una maggiore portata d'aria nei cassoni di aspirazione, aumentando la capacità di depressione ottenuta tramite il sottovettura. Il sistema Aston Martin funziona subito e si propone come seconda forza del mondiale grazie ad un Fernando Alonso concreto finalizzatore del potenziale della AMR23. La nostra vettura ha un elevato potenziale e soprattutto me la sento molto addosso. È intuitiva da guidare e quando spingo è molto sincera nelle reazioni.